Signori, vi presento Jacques Fresco. Buona visione. Ciao. Da 50 anni l'architetto Jacques Fresco disegna le città del futuro. Tutte le sue strutture derivano dalle forme semplici che lo affascinavano da piccolo. Quando avevo 12 anni, stavo guardando un bullone sul tavolo e ho visto le città del futuro. Credo che tutte le invenzioni siano basate su esperienze come questa. Fresco pensa che l'uomo sarà costretto a colonizzare il mare se la Terra diventerà sovraffollata. La Terra può ospitare in modo confortevole una certa popolazione. Se questa supera la capacità della Terra, dovremo spingerci verso il mare e costruirci sopra le città. Lavorando nel suo studio in Florida, Fresco da decenni realizza progetti dettagliati delle sue futuristiche città oceaniche. Costruisce anche prototipi, sperimentando continuamente nuovi materiali. Vive persino in uno di questi. Fresco ha anche sviluppato progetti per trasportare le strutture in mare. Saranno costituite da sezioni modulari, assemblate a terra da robot e poi rimorchiate fino alla loro destinazione finale. Altre strutture saranno realizzate in materiali high-tech chiamati metalli a memoria di forma. Questi metalli si possono torcere, stortare e deformare. Sottoposti poi a una certa temperatura, questi materiali ritornano esattamente alla loro forma originaria. Le costruzioni realizzate con metalli a memoria di forma si possono comprimere in piccoli cubi per il trasporto e poi all'arrivo riportare alle dimensioni originali. E quasi istantaneamente vedrai un edificio erigersi sotto i tuoi occhi e senza richiedere alcun lavoro da parte dell'uomo. La visione di Fresco va oltre l'architettura. Lui considera le sue città come strumenti per promuovere lo sviluppo dei valori umani. Io credo che l'ambiente possa influire sui nostri valori e sul nostro rapporto con gli altri. Quali saranno gli ideali del futuro? Io spero in un mondo senza guerra, senza odio, senza fanatismo, senza pregiudizi. Il futuro deve suonare come un invito per tutti a unirsi e comprendersi, perché i problemi colpiscono tutti. Allora come cominciamo a progettare una città ideale? Di che forma la facciamo? Quadrata? Trapezoidale? Beh, visto che ci andremo in giro, potremo farlo il più possibile equidistante, per comodità. Da qui il cerchio. Che cosa dovrebbe contenere la città? C'è bisogno di una zona residenziale dove produrre beni, un'area per generare energia e una per l'agricoltura. Dobbiamo però anche crescere come esseri umani. Dunque, cultura, natura, ricreazione e istruzione. Quindi includiamo un bel parco all'aperto, un'area per l'intrattenimento e gli spettacoli, per scopi culturali e di socializzazione e strutture per l'istruzione e la ricerca. E poiché stiamo lavorando con un cerchio, sembra razionale piazzare queste funzioni in varie cinture, basandoci sulla quantità di terra necessaria per ogni obiettivo e alla comodità di raggiungimento. Molto bene. Ora scendiamo nello specifico. Prima dobbiamo considerare le principali infrastrutture, gli intestini dell'organismo cittadino, cioè i canali di trasporto di acqua, beni, rifiuti ed energia. Come abbiamo oggi reti idriche e fognature sotto le città, estenderemmo questo concetto di conduttura per integrare il ciclo dei rifiuti e le consegne. Niente più postini o spazzini. È tutto incluso. Potremo anche utilizzare tubi pressurizzati automatici e tecnologie simili. Stesso discorso per i trasporti.
deve essere integrato e progettato strategicamente per ridurre o rimuovere il bisogno di dispendiosi automobili personali, tram elettrici, nastri, rulli, rotaie magnetiche che possano portarci praticamente ovunque nelle città, anche in alto o in basso, oltre che connetterci alle altre città. E ovviamente nel caso fosse necessaria un'automobile, sarebbe guidata da satellite per motivi di sicurezza e integrità. Infatti questa tecnologia d'automazione è già pronta all'uso. Gli incidenti automobilistici uccidono circa 1,2 milioni di persone ogni anno e ne feriscono 50 milioni. Questo è assurdo e non deve accadere. Tra un progetto urbano efficiente e auto senza conducente, il numero di vittime può essere di fatto azzerato. Agricoltura. Oggi, con metodi industriali disordinati e votati al taglio dei costi, uso eccessivo di pesticidi, fertilizzanti e altro, abbiamo praticamente distrutto la maggior parte delle terre coltivabili del pianeta e anche avvelenato estensivamente i nostri organismi. Infatti sostanze tossiche, agricole e industriali si ritrovano di fatto in ogni individuo, compresi i bambini. Fortunatamente c'è una splendida alternativa. La coltivazione idroponica e aeroponica in assenza di suolo, che riduce la necessità di nutrienti e acqua fino al 75% rispetto all'uso corrente. Il cibo può essere coltivato biologicamente, in scala industriale, in serre verticali e chiuse, quali appezzamenti di 2 ettari alti 50 piani, che in pratica eliminano il bisogno di pesticidi e di idrocarburi in generale. È il futuro della coltivazione industriale degli alimenti, efficiente, pulito ed abbondante. Così i sistemi tanto avanzati sarebbero parte di ciò che comprende la cintura agricola, producendo tutto il cibo per l'intera popolazione della città. Senza nessuna necessità di importare niente dall'esterno, risparmiando tempo, sprechi ed energia. E a proposito di energia, la cintura energetica funzionerebbe con approccio sistemico per ricavare elettricità dalle nostre fonti rinnovabili, nello specifico eolica, solare, geotermica. E se vicino ad acque adatte, mareomotrice. Per evitare l'intermittenza e assicurarsi che ci sia un rendimento netto positivo di energia, questi mezzi dovranno operare in un sistema integrato, alimentandosi l'un l'altro quando necessario, mentre depositano l'energia in eccesso in supercondensatori sottoterra, per non sprecare nulla. In questo modo la città si autoalimenta, mentre strutture particolari potranno anche alimentarsi indipendentemente e generare elettricità attraverso pannelli fotovoltaici, trasduttori di pressione, effetti di termocoppia e altre tecnologie moderne ma sottoutilizzate. Questo però ci pone una domanda. Queste tecnologie e le merci in genere, come vengono create, innanzitutto? Questo ci porta alla produzione. La cintura industriale, oltre ad avere ospedali e simili, sarebbe il fulcro della produzione di fabbrica. Completamente decentralizzata, otterrebbe le materie prime attraverso il sistema di gestione globale delle risorse, già discusso con la domanda generata dalla popolazione della città stessa. In quanto ai meccanismi di produzione, dobbiamo discutere di un fenomeno nuovo e potente, che si è sviluppato molto recentemente nella storia umana, ad un ritmo che cambierà tutto. Si chiama meccanizzazione, o automazione della manodopera.